Terzo anno di candidature da Mykonos sulla Premio Eccellenza Italiana. Grande emozione questa sera perché finalmente parliamo di sartoria napoletana con Gemini, questo marchio fortemente voluto, presente, realizzato da due fratelli gemelli, giusto appunto. E noi qua abbiamo questa sera Antonio e Vincenzo che mi hanno già omaggiato e lo hanno fatto con i VIP, quindi trattate bene i giornalisti, le autorità dell'isola e qualcun altro. Chi trattate bene? Le persone eleganti che vengono a farsi vestire da voi, diciamo la verità. Sì, il cadeau era ovviamente per valorizzare la serata e infatti vi ringraziamo tantissimo per l'invito. Oltre al cadeau, ovviamente, per quanto riguarda, diciamo, l'obiettivo dell'azienda, della nostra sartoria, dato che adesso si parla tanto di fast fashion e di quanto inquini questa fast fashion, e infatti si stima che il 20% delle acque, il 20% dell'inquinamento delle acque provenga giusto appunto da questa fast fashion, dai processi necessari alla produzione della fast fashion. La sartoria si va ad inserire in un contesto totalmente opposto e differente e non fa altro che far sì che ci sia una cura maggiore al capo, per il capo, una durata maggiore del capo, potenzialmente eterna, con le dovute ovviamente attenzioni. E diciamo che sì, oltre all'obiettivo di preservare una tradizione che è nostra, partenopea, c'è anche un piccolo motivo etico che possiamo vantarci di portare avanti. Ecco tutto. Ecco, questo è un tema fortissimo, quello della sostenibilità. Io ero partito parlando della cura del cliente, quindi vuol dire che il cliente lo sente molto il tema. E per forza, essendo che, diciamo, all'interno della sartoria noi utilizziamo soltanto capi naturali, quindi lane che sono anche di origine animale ma senza maltrattamento degli animali, e inotre cotoni, diciamo, che sono cotoni, di origine vegetale, lino che è di origine vegetale, quindi poi, diciamo, un tema è tutto sostenibile all'interno della sartoria, non c'è nulla che possa essere, diciamo, artificiale o fatto dalle macchine, e non proviene soprattutto da processi industriali, che comunque, diciamo, fa bene all'ambiente, fa bene alla qualità del capo e fa bene anche alla, diciamo, alla bellezza, perché... e diciamo pure alla conservazione, perché esatto. Io sentivo che tuo fratello diceva la conservazione, la durabilità, il tema è quello. Noi produciamo capi interamente fatti a mano che devono durare, ovviamente con un costo magari più elevato di un capo di fast fashion, molto più elevato, ma tutto ciò viene contemperato dalla durata del capo e quindi soprattutto dalla bellezza. La finale. Lezione, possiamo dire, che viene questa sera da Gemini, il messaggio è forte, è che il sarto, la sartoria napoletana con la tradizione veramente secolare dell'eleganza, è il migliore alleato per la sostenibilità. Assolutamente sì, sicuramente è il messaggio principale, il messaggio più nobile che si possa trasmettere, a parte quelli, diciamo, di vanità. Questo è un messaggio serio, e concreto. Qua c'è un po' di vanità, diciamo, la verità. Poi vi faremo vedere cosa carina che è questo omaggio. Fa bene un po' di vanità, ma deve essere sostenuta con, diciamo, dei valori che sono quelli della sostenibilità e della cura. Grazie. E allora, questi contenuti sono quelli che ci vengono offerti da Gemini. Prendiamone cura davvero. Grazie per l'invito. Perfetto. Ci siamo. Grazie a voi. Io ho parlato a braccio. No, benissimo. Bravo che facciamo.